Buongiorno, oggi vi andrò a preparare un risottino agli asparagi. Abbiamo pronte qui le nostre padelline, il nostro brodo vegetale nel quale abbiamo già bollentato le punte degli asparagi, la parte più tenera, mentre con i gamberi andremo a fare una salsina. Buongiorno, ok, cominciamo. Cominciamo col preparare la salsina. Ok, io ci metto olio, aglio e peperoncino, quindi un pochino d'olio già pronto, così non abbiamo neanche l'aglio da togliere. Un pochino di olio. I nostri gambi, eccoli qua, li facciamo a pezzettini. Ciao Giulio, grazie, buongiorno. Ciao Gio, buongiorno. Grazie, grazie Giulio. Benissimo. Allora, facciamo a pezzettini i nostri gambi. Nel nostro tegame. Li facciamo rosolare un po', poi aggiungeremo il nostro brodo vegetale. Dopodiché li frulleremo e questo servirà per la nostra cremina agli asparagi. Poi, in quest'altra padella, metteremo del burro. E faremo dorare un pochino di cipolla e andremo a tostare il nostro riso. Facciamo e ci occorrerà per tostare il nostro riso. Ecco. Stiamo riparando per due porzioni, quindi mettiamo una volta che la cipolla sarà dorata, aggiungeremo il nostro riso. Ciao Giovanni, ciao Alberto, buongiorno a tutti. Allora, io utilizzo sempre le mie preparazioni. Che siano crocchette, che sia risotto, che siano insalate, del riso fine parboiled, il riso biondo, quello che ha un aspetto più dorato, perché tiene meglio la cottura e è più saporito. Quindi però voi potete utilizzare anche per un risotto un carnaroli o un Roma o un riso che più vi piace. Io utilizzo questo. Bene, la nostra cipolla sta rosolando. Anche i nostri asparagi per fare la cremina. Ok, sfumeremo poi con un pochino, una volta che è tostato. Ciao Angelo, una volta che è tostato sfumeremo con un pochino di vino bianco. Una volta che il vino bianco è sfumato aggiungiamo il nostro brodo vegetale e lo zafferano. E poi mandiamo in cottura. Nel frattempo, poi salteremo le punte degli asparagi con un pochino di burro appena appena dorate. Ciao Marco! Ma è sbagliato il parboiled per il risotto? Ripeto, io preferisco il parboiled. Poi uno può usare un carnaroli, va benissimo, ma per legarlo a mio gusto preferisco il parboiled. Poi ognuno, vabbè, usa quello che preferisce. Io preferisco il parboiled. Grazie Giulia.
poi spegniamo. Intanto i gambi sono pronti. Ciao Angelo. E mettiamo il nostro brodo vegetale. E mandiamo in cottura. Quindi siamo pronti. Possiamo sfumare con un po' di vino. Grazie Marco. Ecco. Una volta che è sfumato, mettiamo il nostro brodo. Nel frattempo saltiamo le nostre punte di asparagi. Un pochino di burro, bene, il vino sfumato, possiamo aggiungere il nostro brodo vegetale. Ciao Spartaco, grazie. Ci vuole qualche minuto di cottura. Allora, hai ragione Alberto, ma io devo andare a lavorare, quindi all'una devo essere fuori di casa, all'una e mezza devo essere sul posto di lavoro perché devo essere operativa, quindi devo sbrigarmi. Quando vengo in America, magari, spero presto, mi piacerebbe molto. Ecco qua. Ok, ci siamo. Mettiamo un altro pochino di brodo. Che lavoro faccio Marco? Io lavoro in autogrill, sono la cuoca dell'autogrill, ma lavoro anche oggi, sono al bar, faccio la barista per oggi. Grazie Alberto. Ok, bene bene, i nostri asparagi sono pronti. Anche qui andiamo bene. Mettiamo un altro po' di brodo. Mettiamo il nostro zafferano. Qua.
Oh, ecco qua. Ecco. Ci siamo. E ancora molto al dente, deve cuocere un po'. Diciamo che la cottura del parboil è un pochino più lunga, però lega lo stesso, anche se non è, come dice il nostro amico, è sbagliato. Non è vero, ecco qua, vedete, è premuso. Poi andremo a mettere, insaporiremo con un po' di formaggio caprino. Quando andremo a mantecare, metteremo del formaggio caprino. Così il nostro risotto viene più profumato, più buono, più saporito. E del parmigiano. Bene. Allora, adesso abbiamo, questi sono i nostri gambi. Li frulliamo. E così prepariamo la nostra salsina. Un trucchetto? No, non è un trucchetto. Come vedete, lega anche, è bello cremoso anche se non è un carnaroli o un roma. Quindi non è necessario. Lo mettiamo perché è più buono, il risotto viene più buono. All'amido anche il nostro riso parboiled. Quindi, detto, ognuno cucina come vuole. La facciamo ridurre ancora un pochino, un po' lenta ancora, la rimettiamo sul fuoco, la facciamo ridurre ancora un po', appena appena, è ancora un po' lenta, ci serve un pochino più densa. Facciamo ridurre ancora un po', ecco il nostro riso, vedete? È già bello premuto così. Ti è venuta fame, meno male. Sono contenta. È ancora piuttosto al dente. Cuocere ancora un po'. Come ho detto, metteremo il parmigiano. Grazie Gio, sei molto gentile. Ma questo è un piatto molto semplice, lo possiamo fare tutti. La giornata è anche un po' bruttina, fa freddino, quindi un bel primo piatto caldo ci sta proprio bene. Questa primavera proprio non ne vuole sapere, ancora fai capricci. Sì Marco, sono romana, si sente, vero? Lo so. Sono di Roma. A Pomezia, sto vicino al mare. Ah, le mie origini sono proprio di Roma. Romana. Siamo quasi, ancora un pochino. Sì, diciamo che il mare l'estate arriva prima, l'inverno è più corto, è in ombra di dubbio,
Ho le montagne e il mare, perché ho i castelli da questa parte e il mare da quest'altra. I castelli romani sono uno splendore, un patrimonio dell'umanità, ve lo posso assicurare. Qua. Abbiamo il lago e abbiamo il mare. Siamo molto fortunati a Roma. Lo so, in Sardegna sì, e grazie, e vi possino. No, da noi ancora fa un po' freddino. Mannaggia. Ecco qua. Sta riducendo. Benissimo. Ci siamo, ragazzi. Ecco qua. Ci siamo quasi. Un po' al dente, il riso. Mettiamo anche il brodo. Ecco, il brodo non lo fate eccessivamente salato, sennò poi il risotto vi verrà troppo salato, mi raccomando, eh. Qui. Ci siamo quasi. Ok, la trasferiamo qua, in modo che riusciamo a metterla nella nostra pompetta meglio. Adesso utilizziamo questa. Sì, è bellissimo il lago di Bracciano, ci sta benissimo in quella zona d'Italia, del Lazio. Ok, abbiamo fatto anche questa operazione, la nostra salsina è qui pronta. Tutto. Non dormi stasera? Grazie, grazie Giulio, sei gentilissimo, vi ringrazio ragazzi, mi fate tanta compagnia, sono proprio contenta. Eccoci, ci siamo. Ok, a questo punto della cottura, ci siamo quasi, un pochino di brodo. Andiamo ancora avanti un pochino la cottura, aggiungeremo gli asparagi e qualcuno lo lasciamo per mettere sopra in decorazione. Okay. Abbiamo qua il nostro piatto, l'abbiamo preparato per il risotto, lo decoreremo un pochino con qualche fiorellino anche. Andiamo. Eccomi, arrivo subito ragazzi. Prendiamo qualche fiorellino. Adesso c'è la borragine che fiorisce e ci dà questi bellissimi stelline blu. Per decorare il nostro piatto sono favolose. E in più sono edibili, quindi. Ecco qua, abbiamo preparato i nostri. Grazie, grazie, sono contenta. E io non, guarda Angelo, io non so neanche una parola d'inglese, ti fa che è tra le cose da imparare. Assolutamente. Oh, eccoci qua, ci siamo. Ci siamo. Quindi, mettiamo i nostri asparagi. Qualcuno.
uno l'abbiamo lasciato per la decorazione, perfetto. Ok, aggiungiamo un po' di burro. Formaggio, poi una volta spengiamo il fuoco e aggiungiamo un altro pochino di burro e parmigiano. Come vedete è bello legato, eh? Non è, non viene. Ok, facciamo tirare un pochino, anche se il riso deve essere all'ombra. Ci siamo. Bene. Caldiamo ancora un po'. Ci siamo. Eccoci. Bene. Perfetto. Adesso spegniamo il fuoco e mantichiamo con il burro, un pezzettino di burro ancora, e il parmigiano. Quindi viene bello saporito il nostro risottino. Eccolo qua. E mettiamo un po' di parmigiano. Ecco. Ok, e ci siamo. Bellissimo. Cremoso al punto giusto, un altro po' di parmigiano. Ok, ci siamo. Adesso lo dobbiamo impiattare. Prendiamo il nostro piatto di risotto. È un bel piatto. Bene. Vediamo. Ok. Mettiamo le nostre punte di asparagi. Ok, ciao Giulio, buona giornata. Grazie della compagnia. Siamo le nostre punte di asparagi. Eccole qua. Bene. Vediamo com'è la nostra salsina. Vediamo. Mannaggia la nostra salsina. Dei migliori.
adesso scende meglio. Ecco fatto. Benissimo. Ci siamo. Così scende verso il centro. Bene. E mettiamo i nostri fiorellini, eccoli qua, le nostre stelline, bellissime. Ecco fatto. Bene. Buongiorno Franco. Ciao Sergio. Grazie Gio. Bene. Poi mettiamo un pochino di formaggio. Ecco qui. Ok. Un pochino di prezzemolo. Ci siamo? Pepe? No, pepe no. Abbiamo fatto la salsina un po' piccantina. Poi se vi piace il pepe lo potete mettere. Ecco qua. Il nostro piatto è pronto. Vedete la salsina è scesa intorno intorno. Così facciamo mangiare il nostro riso con la nostra salsa agli asparagi. Un bacio, un abbraccio e alla prossima ricetta. Ciao Albert, ciao Nancy. Ciao! Ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao, buona giornata.